Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati alle pagelle quotidiane delle mod uscite ieri su Farming Simulator 22. Vi ricordo sempre che le pagelle sono assolutamente soggettive, quindi mettetevi comodi che iniziamo il viaggio di oggi, 30 marzo 2023. Voto 4 alle due mappe, Paxuniemi e Corpi, entrambe mappe praticamente forestali. Ad esempio la prima c'ha qualche campo qua e là, ma è praticamente una mappa forestale. La seconda anch'essa è una mappa forestale, ma non gli hanno messo manco mezzo campo. E in un gioco basato sull'agricoltura, sinceramente, mappe senza campi o mappe troppo incentrate sulla silvicoltura, sinceramente a me non piacciono, brutte. Voto 7 al pack MF 4200 series. Ok, sono modelli di Massey brasiliani, ma sono pur sempre Massey. Questo modello qua e anche questo da frutteto decappottato qua senza cappottina veramente meritano e sono bellini. Infatti penso che il Massey questo qua senza cabina me lo porterò sulla mia serie il Polesine, troppo bellino. John Deere 4320, vabbè, voglio dire, visto, rivisto, stravisto, sinceramente gli do un 5, tutta roba vista, rivista, stravista, che sinceramente non mi attira più di tanto. Voto 3 a questo carro, l'Unia P6, che praticamente non è altro che un semplice carro per portare la roba, senza nemmeno un briciolo di autoload, totalmente inutile, roba già vista, rivista, stravista. Voto 4 allo Stratman Vertimix 1050, un carro piccoletto per la razione mista, 10.000 litri di capacità, ma sinceramente c'è molto di meglio sia a livello di mod sia sul gioco base. Amazon ZM, l'ennesimo spandi con cime che spande fino a 42 metri, bla 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 bla, visto e rivisto. Voto 5. Lizard Max e Tandem, non sono queste le mod che mi interessano, è un attrezzo per attaccarci dietro altre cose, non sono queste le mod che voglio. Voto 3, via. Pesi da 1200 kg. Ne avevamo veramente bisogno, che tra l'altro sono pure brutti? Io proprio no, voto 2. Cioè, ma perché mai dovrei usare un soffiatore per lavare la macchina, il trattore, quello che cacchio è? Perché? Perché il soffiatore? Leaf blower, come cacchio si chiama, voto 2. Toglietemi sta roba da davanti. Un carrettino per i vostri pick-up potrebbe essere utile. Dai, voto 5. Voglio essere buono, raga, voglio essere buono, gli do 5. Sweeting Addon, praticamente vi ricordate la mappa, quella che permetteva grazie alla mod questa qua, questa falciatricina qua, di dividere il grano dalla paglia una volta che è stata tagliata. Ecco, con quella mod lì, con questa mod qua, adesso voi questo processo lo potete fare in tutte le mappe, non solo sulla mappa preparata. Quindi voi adesso potete sfalciare il la soia, il grano, la colza, l'avena, e vi fa questa andana che è un insieme di cereali e paglia. Però ovviamente funziona su tutte le mappe, ma poi per raccogliere il cereale e dividerlo dalla paglia avete poi bisogno della mod questa qua, la falciatrice questa. È un'operazione che va ad allungare le cose, dovrebbe dare anche il 20% di più di resa, ma è un'operazione tutta al più americana. Però capisco che a livello di mod non è una mod facile da fare, è una mod che comunque va a ricreare delle cose che vengono fatte in America, quindi io gli do un bel 6,5. Apprezzo l'impegno, apprezzo la cosa, apprezzo la novità. 6,5 a Swatting Addon. Allora, voto 1 per l'anti AFK, cioè il proprietario di un server o di una partita può tranquillamente chiccare un giocatore se è AFK, se non risponde più, se è assente per troppo tempo, lo può chiccare manualmente. Che senso c'ha fare una mod che chicca in automatico? Boh, non lo so, guarda, non lo so, ma impiegate il vostro tempo meglio, modder, veramente. Chi di noi non sogna o non ha sognato di fare il vigile urbano?
Ecco, con Speed Display potete mettere questi cartelli posizionabili e anche decidere il limite di velocità. Punto. Finita la mod. Voto 1. Una stalla per le vacche, fino a 40 vacche, ragazzi. Devo dire che non è brutta, eh. È una bella stallettina che si difende. Io gli do un bel 6, una bella sufficienza. Wide Garage, un altro garage abbastanza immenso per mettere i vostri mezzi immensi. Niente di che, cioè robe già viste un miliardo di volte. 5. Un altro garage. C'è un modder che vuole fare garage, ragazzi. Basta garage. 5, 4, 3. Basta garage. Dategli il voto che vi pare, ma basta garage. Un altro garage, ragazzi, veramente tagliatemi gli zebedei. Ponete fine alle mie sofferenze. Tagliatemi gli zebedei, per favore. Un'altra casa. Garage, case, garage. Basta case, basta garage. Hashtag tagliatemi gli zebedei. Ah, una bella fabbrichetta di succhi, eh? Che succhi, voi direte, che succhi? Niente, succo d'uva che già c'è nel gioco, quindi non capisco perché ricreare un succo d'uva, grape juice, cioè un succo di frutta all'uva con uva e acqua, manco lo zucchero, uva e acqua, e poi il succo di pomodoro. Veramente, ragazzi, l'idea mi sembra povera. Mi sembra povero anche il modello 3D, che è quello del caseificio di default. Che cacchio c'entrano qua e i due miscelatori del latte con la fabbrica di succo di frutta? Veramente 4. Quando una mod è fatta solo per farla, secondo me 4, per carità, ripigliate sta mod che a noi ci interessa. Ragazzi, fatemi sapere i vostri voti. Io sono totalmente deluso. L'unica cosa che mi interessa un po' è il Massey, che infatti adesso me lo vado a provare sulla serie Polesine. Detto questo, lasciate un bel like, commentate e ci vediamo al video di domani. Ciao!